presentato il nuovo stadio dell'Atalanta, 24.000 posti gradinate all'inglese invece delle curve, parcheggi sotterranei e area commerciale, inizio lavori a fine campionato. Appare un fine settimana dedicato allo sport con l'inaugurazione della palestra rimessa a nuovo e il gala con i campioni del paese. In Valle Seriana, 7 sportelli informativi contro la violenza sulle donne, iniziativa dell'associazione Fior di Loto in collaborazione con i comuni. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Altre 5 persone sono state rinviate a giudizio nell'ambito del procedimento per il crollo della croce del Papa avvenuto a Cevo nel 2014 che provocò la morte di un ventenne di Lovere, Marco Gusmini. Ieri in tribunale a Brescia, davanti al giudice dell'udienza preliminare, sono comparsi i 5 componenti dell'associazione Croce del Papa finora rimasti fuori dal processo. Per loro il pubblico ministero aveva proposto l'archiviazione, ma la famiglia Gusmini si era opposta. Il GIP aveva così disposto un supplemento di indagini. Sulla base dei nuovi elementi, il PM ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. 2 dei componenti dell'associazione, Don Santo Chiapparini e Monsignor Ivo Panteghini, sono stati ammessi al rito abbreviato. Gli altri 3, Don Filippo Stefani, Elsa Belotti e Lino Balotti, sono stati invece rinviati a giudizio in dibattimento. Confluiranno nell'altro procedimento che vede già imputate 2 persone, Marco Maffessoli e Renato Zanoni, presidente dell'Associazione Croce del Papa e direttore dei lavori. Cambiamo decisamente argomento. È stato presentato oggi a Bergamo il progetto del nuovo stadio diventato, lo sappiamo, di proprietà dell'Atalanta. L'impianto avrà 24.000 posti, le curve diventeranno gradinate all'inglese, ci sarà un grande parcheggio sotterraneo e una zona commerciale. L'intervento porterà anche alla riqualificazione del quartiere attorno all'attuale Atleti Azzurri d'Italia, che poi, come ha annunciato il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, cambierà nome. Il cantiere aprirà alla fine del campionato. Per l'inizio del prossimo campionato dovrebbe essere completata la curva nord, ma i lavori continueranno fino al 2020. Ma vediamo le immagini e le interviste della conferenza stampa di presentazione. Puntiamo, se le condizioni autorizzative ci consentono, a fine campionato di partire la demolizione della nord e rifarla completamente, e questo ci dà la possibilità di creare spazi sotto che ci permettono anche di muovere dove internamente oggi ci sono gli spogliatoi nostri che impediscono di dare un servizio migliorativo. In piccolo, con le proporzioni tutte quante dovute, a un piccolo Borussia Dortmund come tribuna della curva nord e quello che sarà anche della curva sud. Fine campionato. Poi vediamo come siamo messi in classifica, magari anticipiamo anche se siamo salvi, magari anticipare una settimana o due, perché non sembra mai anche 15 giorni, una settimana su un'opera del genere è molto, molto, un tempo molto importante. Beh, il calcio sta andando avanti, se vogliamo essere moderni e andare incontro al desiderio del pubblico, al desiderio della tifoseria, è fondamentale. Se uno vuole stare ai livelli poi di Serie A e non solo, ma anche di Serie B, devono avere oggi degli stadi comodi per facilitare l'accesso a non solo ai tifosi di oggi, ma anche quelli del domani, soprattutto alle famiglie. No, le curve che siano molto aggressive in termini di tifo e poi tutta la parte sotto dedicata allo spostamento degli spogliatoi, che vogliamo fare una bella zona, un'altra dedicata
ai tifosi sia un po' da tutte le zone, insomma, per cui quella è la cosa che, a cui ci tengo molto. No, mi piace la possibilità che le auto vadano sottoterra, che è una cosa importante perché vuol dire recuperare vivibilità della piazza di Piazzale Goisis, ritrovare la prospettiva della facciata del Lazzaretto, quindi c'è secondo me una crescita in termini di qualità urbana enorme, credo che sia anche una cosa utile. E poi vedremo, insomma, adesso questo, come avete visto, oggi era la scala urbanistica, poi sono interessato anche a conoscere più da vicino il progetto, a capire un po' questo materiale di cui mi parlava prima l'architetto Piantelli. Ho capito che la copertura dello stadio è traslucida, quindi può essere illuminata dall'interno, insomma, dal punto di vista dell'impatto visivo può essere molto, molto interessante. Abbiamo lavorato in questi mesi con Atalanta dopo che si era aggiudicata la proprietà dello stadio, per arrivare proprio ad una cosa che tenesse conto di tutte le esigenze che si sono evidenziate in questi anni. Quindi desideriamo che gli abitanti di Viale Giulio Cesare, della Conca Fiorita, siano contenti che finalmente si pone mano allo stadio, perché da questa cosa ne traggono a loro volta un vantaggio. Abbiamo trascorso molti anni parlando di questi luoghi, gli impianti sportivi, i famosi contenitori storici, e senza mai riuscire a concretizzare. A me pare che questo sia un periodo invece di concretezza, siamo uno dopo l'altro, dall'ospedale Maggiore che ha trovato una nuova funzione, la caserma Montelungo, a Sant'Agata, allo stadio, al palazzetto dello sport che cambierà funzione, diventerà sede dell'Accademia della GAMEC. Mi pare che appunto che sia un periodo bello per Bergamo, che dà il senso di una città dinamica, dove le cose si discutono ma si fanno anche. Restiamo in tema perché appare in arrivo un fine settimana dedicato allo sport, nel corso del quale sarà inaugurata la palestra da poco rimessa a nuovo, ma ci sarà anche spazio per la fotografia. Sentiamo. Ed è tempo di inaugurazione per la palestra, parre. Esattamente, domenica prossima, 12 novembre, ore 17:30, proprio presso la palestra in via Risorgimento, inaugureremo i lavori che abbiamo eseguito di questo rifacimento globale, che interessa un restyling complessivo delle facciate, delle pareti, ma che nasconde sotto questa nuova veste qualcosa di più articolato, di più profondo, che è una riqualificazione dal punto di vista energetico. Quindi ha un interesse un po' più ampio che il semplice rifacimento architettonico delle facciate. A Parre questo weekend ci sarà anche la mostra fotografica relativa al contest fotografico che abbiamo indetto come amministrazione comunale per premiare e scegliere le fotografie che andranno sul calendario che entrerà nelle case di tutti i parresi nel 2018. Ci sono 35 fotografie scattate da almeno 7 fotografi, tutti locali, che entreranno in questo contest. Quindi sabato e domenica sarà allestita la mostra, potrete venire a votare. Il voto della giuria popolare verrà anche mediato con un voto un po' più tecnico, che è quello della giuria tecnica, quindi dei fotografi professionisti daranno anche il loro voto, e quindi sceglieremo le 12 fotografie che andranno sul calendario. E a Parma nel fine settimana c'è anche il gala dello sport. Sì, domenica alle ore 21 presso la sala della comunità di Parre daremo il giusto riconoscimento a delle eccellenze sportive del nostro paese. È da quando siamo in amministrazione che vogliamo ogni anno celebrare appunto i risultati ottimi dei nostri ragazzi, di persone giovani e meno giovani anche, che hanno dato lustro a dei risultati importanti a livello sportivo. Speriamo che ci sia una grande affluenza e ci vediamo domenica. Vi abbiamo già parlato ieri del bando Asset, accordi per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, bando promosso dalla Regione. Tre i progetti finanziati in Valle Seriana, scopriamo quali interventi sono previsti nei comuni dell'asta del Serio.
Tra i progetti premiati dal bando regionale Asset c'è quello che vedeva come capofila il comune di Ardesio con altri 8 comuni dell'Alta Valseriana. Spieghiamo che cos'è il bando Asset e quali interventi metterà in campo. Allora, il bando Asset dà il via, dopo un precedente bando sui distretti turistici, a delle importanti risorse in campo commerciale. Potevano partecipare a questo bando delle aggregazioni di comuni che fondamentalmente si basavano sulle vecchie aggregazioni dei bandi dell'attrattività turistica e del commercio ancora. Quello della nostra zona si era aggiudicato precedentemente delle risorse non ingentissime perché non avevano partecipato molti privati. Questa volta la filosofia del bando non, diciamo così, premiava in termini di partecipazione ai privati le aggregazioni, ma i privati parteciperanno successivamente all'assegnazione di queste risorse a dei bandi di finanziamento per gli interventi strutturali negli edifici commerciali successivamente. L'aggregazione di Ardesio, che è l'aggregazione della Valle dei Sapori, che comprende appunto, come dicevi, 9 comuni, si è aggiudicata questo finanziamento e tra l'altro è la terza aggregazione per quantità di finanziamenti, perché parliamo di un investimento complessivo di 1.300.000 euro. Ovviamente su questo 1.300.000 euro la regione finanzia per 300.000 euro queste aggregazioni. Tutto il resto sono movimentazioni fatte da privati. Nel merito del progetto ci sono i comuni che hanno inserito alcune delle loro interventi pubblici, ad esempio il ponte, il viadotto 25 aprile Ardesio è stato inserito in questo bando come compartecipazione in opere pubbliche da parte del comune, ma voglio citare ad esempio l'illuminazione pubblica messa dal comune di Valgoglio, e così ogni comune ha inserito un proprio progetto. Poi ci sono delle azioni di propaganda e marketing, e poi c'è la parte importante che Regione giustifica proprio per finanziare queste aggregazioni, che sarà appunto quella che dicevo prima, relativa al bando per finanziare interventi nelle strutture commerciali. Con l'emissione del bando nel prossimo gennaio, i commercianti dei paesi che hanno dato luogo a questa aggregazione potranno partecipare esponendo degli interventi, delle fatture relative a lavori interni alle loro attività. Abbiamo detto 300.000 euro di finanziamento regionale, come verranno utilizzati poi questi fondi? Allora, la parte preponderante di questi fondi sarà quella appunto messa nel bando per il finanziamento delle attività commerciali per i loro lavori. Basti pensare che su appunto sui 300.000 euro ben 210.000 euro saranno messi in questo bando e avranno come beneficiari appunto i commercianti che dimostreranno di aver fatto delle opere di ristrutturazione o comunque delle opere, diciamo così, accessorie ad esclusione dell'acquisto di materiali, beni consumo e arredamento nei propri esercizi commerciali. La lotta contro la violenza sulle donne guadagna 7 punti in Valseriana, 7 come i comuni che hanno messo a disposizione degli spazi per aprire sportelli informativi. Un'iniziativa su proposta dell'Associazione Fior di Loto di Gazzaniga. In collaborazione con l'Assemblea dei Sindaci della Media Valle Seriana, l'Associazione Fior di Loto contro la violenza e i maltrattamenti sulle donne apre alcuni sportelli informativi in alcuni comuni. Ecco, come è nata questa iniziativa e come verrà strutturata di fatto, come funzionerà? L'iniziativa è nata proprio perché noi dovremmo coprire 42 comuni della valle e essendo molti questi comuni pensavamo proprio a un'iniziativa di questo genere aprendo degli sportelli informativi sul territorio. Noi ci siamo incontrati con i sindaci della Media Valle Seriana presentandogli questa proposta e indicandogli le nostre motivazioni, cioè l'importanza di avere uno sportello informativo e più in vari comuni, perché noi qui ci siamo solo a Gazzaniga, e da alcuni comuni è stata accettata questa proposta. Abbiamo iniziato a collaborare insieme per arrivare ad oggi, proprio il mese di novembre, tutti questi sportelli informativi verranno aperti. Noi abbiamo incontrato volontarie minimamente formate per accogliere la donna quando si presenterà allo sportello per chiedere
chiedere informazioni. È evidente che loro daranno solo informazioni relative sia alla nostra associazione sia a quelle che ci sono sul territorio a Bergamo e Treviglio, perché così la donna poi potrà scegliere dove andare e dove presentarsi, dove meglio lei crede. Non è come l'associazione, non è un punto di accoglienza. La differenza è questa e bisogna ben specificare. Quelli sono punti informativi. Questi punti informativi saranno aperti ad Albino, Alzano, che c'è già da un paio di anni e che collaboriamo già da tempo e anche molto attivamente, Colzate, Leffe, Nembro, Ranica e Vertova. Tra pochi giorni ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per voi comunque un appuntamento importante da sottolineare. Sì, il 25 di novembre è stata istituita come giornata internazionale contro la violenza sulle donne e ci saranno numerose iniziative sul territorio. Parecchi comuni della media alta Valle Seriana ci hanno invitato per iniziative che verranno poi pubblicizzate. Mi piace ricordare che il 23 di novembre ci sarà un presidio alla stazione di Bergamo, il 25 di novembre ci sarà la manifestazione nazionale a Roma e anche quest'anno l'ospedale di Seriate allestirà una mostra all'interno dei propri spazi il 23 e il 24 di novembre, mentre il 25 ci sarà un convegno presso il teatro di Seriate. Ci fermiamo per una pausa, al rientro parleremo di un ciclo di incontri in programma a Gandino per i 200 anni della fondazione dell'Istituto delle Suore Orsoline, poi a Peia, dove è ormai tutto pronto per la nona edizione del Cinghialetto d'Oro, e poi la nostra rubrica Biberon dedicata ai neonati dell'ospedale di Piario. Riprendiamo con il telegiornale. Educare nel tempo storico della globalizzazione, il tema su cui interverrà questa sera a Gandino Giovanni Cominelli, professore di storia e filosofia, esperto di politiche educative e presidente dell'associazione culturale Il Testimone. L'incontro è il primo appuntamento inserito in un ciclo organizzato nell'ambito dei 200 anni della fondazione dell'Istituto delle Suore Orsoline di Gandino. Il 16 novembre si terrà un incontro su adolescenti e fragilità, il 23 novembre una serata in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'appuntamento di questa sera è il primo incontro a cui ha lavorato Lumen, un gruppo di persone legato alla biblioteca parrocchiale di Gandino. La serata avrà inizio alle 20:45 presso l'auditorium parrocchiale di Gandino. Ci spostiamo di poco, andiamo a Peia, dove giovani cantanti crescono. Nei prossimi giorni daranno vita alla nona edizione del Cinghialetto d'Oro. Sabato 11 novembre a Peia torna un appuntamento molto atteso, quello con il Cinghialetto d'Oro. Spieghiamo che cos'è questa manifestazione, un po' come è nata 9 anni fa, se non sbaglio. Esatto. Allora, il Cinghialetto d'Oro è una manifestazione canora, nata nel 2009 come opportunità per tutti i bambini, ai tempi si parlava di bambini, di esprimersi su un palco e portare al pubblico la propria creatività canora. Succede che i bambini dopo tanti anni sono diventati grandi e quest'anno ci troviamo con 11 concorrenti che partecipano alla nona edizione dai 15 anni in su. Noi abbiamo messo come tetto massimo di età i 30 anni per riuscire a creare sempre il discorso legato alle giovani promesse. Che cosa cantano? Allora,
è libero arbitrio e quindi ognuno porta quello che si sente di cantare, canzoni che piacciono, canzoni che studiano, canzoni che fanno parte della loro cultura, italiane, straniere, particolari anche, però diciamo che io che sto seguendo tutte le prove da fine settembre si sono preparati bene a un bel livello. Novità di quest'anno è che siccome alcuni brani non si trovano, perché noi cantiamo solitamente su base musicale, ci saranno probabilmente degli accompagnamenti live, quindi strumenti dal vivo e quindi qualcosa di nuovo quest'anno. Abbiamo detto che è una gara canora, quindi la domanda è: chi giudica i concorrenti? Allora, i giudici sono persone che vivono la musica da sempre. Abbiamo la presidente che seguirà la giuria, che è una insegnante di canto. Poi ci sono vari componenti che sono musicisti che seguono il coretto e la corale del paese. E quindi gente che di musica ne capisce tanto. Chi organizza invece? Allora, l'organizzazione, vabbè, io e il mio compagno Bruno Bertarini siamo, diciamo, i portatori di questo grande evento. L'organizzazione è dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'oratorio Don Alberto, che ci sostiene e ci dà la sala in cui verrà effettuata la serata. Ecco, ricordiamo quindi sabato a che ora, quando si tiene lo spettacolo e dove? Allora, sabato sera, 11 novembre, alle 20:45 si apriranno le porte dell'oratorio di Papa Giovanni di Peia e vi aspetto tutti numerosi. Danza e musica dal vivo ad Albino per aiutare gli amici dell'oncologia. L'evento avrà come madrina Carla Fracci. Scopriamone di più. Sabato sera ad Albino un appuntamento dedicato alla musica, all'arte, alla solidarietà. Che cosa avverrà all'auditorium? Sì, la città di Albino è in trepida attesa, con emozione che sta aspettando questo sabato sera. Sabato alle ore 21, 11 novembre, presso l'auditorium comunale Benvenuto e Mario Comunetti di Albino, ci sarà un evento artistico molto importante, una serata di danza e di musica promossa dall'Associazione Amici dell'Oncologia della Val Seriana e della Val Cavallina, Ollus. Quindi un momento di arte, ma anche un momento di solidarietà e di beneficenza. Madrina dell'evento è Carla Fracci, quindi Albino avrà il piacere e l'onore di ospitare questa star, questa stella della danza italiana. È bello vedere come l'arte si metta a disposizione proprio della solidarietà e della beneficenza. Avremo qui il corpo di ballo del liceo coreutico di Bergamo, Antonio Locatelli, e direttrice proprio artistica dell'evento nonché madrina sarà Carla Fracci. Presente ci sarà anche un quartetto dell'orchestra Salmeggia di Nembro, per cui un momento di arte fatta dalla danza, una forma artistica particolare questa della danza, perché il prodotto artistico non è come la pittura, la scultura, la musica, che si staccano dall'artista, è l'artista stesso con il suo corpo, per cui una forma d'arte veramente immediata, semplice, perché è il corpo dell'artista stesso. E poi ci sarà questo momento musicale con il quartetto di archi dell'orchestra Salmeggia di Nembro. Siamo veramente contenti, fieri come albinesi di ospitare Carla Fracci, che durante la serata poi farà un suo intervento, ci racconterà della sua storia di ballerina e promuoverà anche un libro da lei scritto passo dopo passo, e quindi siamo tutti davvero in trepida attesa per questa serata. L'ingresso è libero fino un esaurimento dei posti, penso davvero che ci sarà una grande folla. Abbiamo previsto infatti anche un grande schermo posto all'esterno dell'auditorium, perché prevediamo già un grande afflusso. Devo ringraziare gli amici dell'oncologia della Val Cavallina, della Val Seriana e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento. Dietro c'è un intenso lavoro, un ringraziamento anche a tutti gli sponsor tecnici e commerciali. Arte a disposizione della solidarietà. Una grande serata quindi, con Albino ancora protagonista in Val Seriana.
E ora l'appuntamento con Biberon e i bimbi nati in questi giorni all'ospedale di Piario. Andiamoli a vedere. Thank you.
Una breve pausa e poi la parte finale. Verso la fine del TG con i programmi di Antenna 2, iniziamo dal nostro canale principale. Questa sera alle 20.05 il programma di motori Paddock, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 la rubrica Blu Sport. Il canale News 218 propone alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target. Questa sera un servizio dedicato al convegno con rettori e operatori dei santuari italiani a Sotto il Monte. Il canale sportivo 628 alle 20.30 Blu Sport, alle 21 tempi supplementari. Proseguiamo con l'almanacco. Domani è venerdì 10 novembre, il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 17. La luna è all'ultimo quarto, sorge alle 23.24 e tramonta alle 13.53 di sabato. La chiesa ricorda San Leone Magno. E infine le previsioni del tempo. Domani su Alpi e Prealpi lombarde cielo generalmente sereno e velato, temperature in ulteriore debole rialzo. E con il meteo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.